Tá bom, nem bozinho. Logo sotto sul fiume e là è sul ponte di legno da attraversare. E vi? Però non so fino a che punto sta via è fattibile con la moto. Vabbè, se volesse può... spazio di manovra. Sì, perché si scende e poi non può tornare a rezzo, cacchio. Quello steccato però porta al fiume. No, ci sta il ponte di legno. Se seguendo quello steccato porta su un ponte di legno, però io non lo so se è fattibile, se ci fa un ponte. Ma secondo me se andiamo di qua, perché qua ci sta una casa che ci hanno costellato a terra, quindi si passa pure con le macchine. Se andiamo di qua arriviamo. Io faccio so che mezzogiorno meno qua. Mi moglie ebriaco stava e non moglie in questo caso moglie è fatto più importante della luce che vuoi fare? C'è mezzo tra qual è la strada? Qua l'abbiamo provato tutto, ci siamo riusciti, fammi ammirare secondo me per quel passaggio stesso là già va, però porta al fiume se non riusciamo a girare come facciamo a risalire? A me pure piace che lo passaggio stretto. Porta alla strada, perché hai visto il fiume? Qua c'è nessuno fiume. C'è stato un fiume che a mezzo. Ci sta il fiume, addirittura si vede il ponte che lo attraversa, dove finisce proprio quel sentiero. E vai, volta da baixo, secondo te volta da baixo. Siamo passati di qua, quindi pure la traccia GPS. Sì, però quel fiume te lo ricorderesti, se ci hai vissuto. Non si passa per il fiume, si fa il via della montagna. Che può fare? Tu vuoi buttare? Fammelo guardare un secondo. Thank you.
guarda là che c'è il ponte che lo eccolo qua, vieni. Vedi il ponte? Però non è una condizione praticabile per noi, quello è un ponte di legno. Questa? Questa deve andare dritto, dobbiamo andare giù. Dobbiamo andare verso destra, sotto la montagna. Ci capite, però come si passa? Pensa che qua è praticabile. Rocco! Puoi riportare. Ma visto con chi è passato il cavallo d'oro? Io no, non me la ricordo. Sì, ma siamo andati qua a Vincenzo, qua si arriva a Durazzano. No, io qua non me la ricordo. Quel pezzettino stretto stretto che facciamo con le flasche destra e sinistra. Che c'erano due persone su questa strada qui e che Ho capito, però non... Canta va nessuna qua. E mo siamo a fare una bella sagliutella. Ma si deve proseguire. Oggi il GPS è un po' sballato e si prosegue quella salita e poi si gira. E sto sulla macchina retta, poi non so se li trovo. E ci fa pure benzina, capito? Ah, con benzina tra le tre moto sempre se ne esce a sufficienza. Ehi. Certo? Tra le tre moto se ne sarà sempre abbastanza di benzina. Sente, è la salita. Perché non dovrebbe? I cucini di roba addosso. Come si sente? Vedi quella casa? Dove ci fermammo? Te la ricordi? Cioè? Dove ci fermammo? Dove ci fermammo che bucò, che lui è andato al gommista. Esatto, là. Ma noi salivamo dall'altro lato però. A destra però. Andiamo dritto di là. Ora a camma arriva là. Secondo me è prima, già va. E tu non vedi. La traccia, però io questo tratto qua me lo ricordo a malapena. Questa la marcia è impossibile, ma soprattutto troppo che hai fatto la seduta è impossibile. Quella là me la ricordo, là aspettiamo un sacco. Oh, c'è una marcia lì, c'è una marcia. Ma ci sono accorto. Oh, me l'ho già accorto. È bello che ci hanno detto a Luca, no? E questo, no, secondo me è un poco prima, perché... Cioè, praticamente, da là, andando verso sinistra, come stiamo adesso, si arriva al gommista. Sì. Giusto? Sì. È la pompa di benzina. Sì. Perciò non stiamo lontani, Siamo arrivati, stiamo con l'ultimo 50 metri. Ma che succede? Che me ne andati per la mano, No! E se ne ha proprio sto guardando la mappa! Non dà fastidio! Allora, zoom meno. Fammi capire dove sta. Posto? Ma lascia, sta dando di che ti fastidio della sta roba.
Ma c'è Andrea, che c'è? Ma via la moto, vai, vai, vai. Ma sto andando la moto, ma devo andare a finire poi dietro. Ah, devo andare dietro? Sì. Ah, perché ha girato, torna a torno. Andiamo dietro. Che mai funziona, perché sto facendo la faccia lì. Aspetta, sei arrivato a girare senza. Ho detto che ci sei il vecchio Lucano. Sì, io boh. Ma vedi, quasi vedi una stradina. Che fa? Ma vedi che l'ho sterrato. Possibile che non si può arrivare. Quale? Quelle strada? Questo qua che passa vicino ai tronchi? C'è, però se la vedi, però sta un bel po' più avanti e va ad allacciarsi dall'altro lato. Me non diceva così, eh? Me non diceva così il mio GPS. Guardiamoci dalla gamma 3. Quello è qua giù, non è che mi fanno 10 km, sta andando qua sotto. Però noi venivamo da qua. No, da fuori.
Comunque Giampa qua un aspetti, dico più o meno sembra 300 metri. A 300 metri c'è il bivio. Hai capito? Sai che strano, adesso vedo un'altra cosa. Si può andare anche da qua però. No, di là a 300 metri teniamo il bivio.
da qua ce ne torniamo là. Chi se cade, vi dai lo sta? Andate da te, guardi, voglio Ah, qua c'è il benevento. Che cosa? Andate da te, prendete qua, qua c'è il benevento. Cioè, proprio provincia di Venezia. Sì, sì, se andate da te, guardi. Ma che cazzo? Non riesci già a essere stato in coppia un mezzo. Ma quello là lui si dice un po'. Quanti chilometri abbiamo fatto? Una cinquantina, 62. 62. Numero 2, numero 2, Non dovessimo mettere per sicurezza. Quando stiamo distanti? Già va più o meno. Penso che l'abbiamo fatto prima. Poi ci hanno avvocato la madura. Poi vediamo un attimo se possiamo fare un'alternativa a tornarci in giro per un'altra strada. Quello era bello ma salire per quella, per quel canalone. Però si è fatto tardi. Perché mo da quella casa dove ci fermammo. Possiamo farci... No, dico da quella casa dove ci fermammo, più avanti, a salire. Quello è quel canalone famoso, quello era bello. Sì, ma studiare un modo per arrivarci più facilmente. Per strada magari. Noi qua ci arrivavamo abbastanza facile, ma no per qua. Quella era la strada prima. Il GPS dice che è là. Polizia municipale. No, no, tra... penso che sia stato da lì. Si vede che sto proprio. Non John Paolo prova a sentire la testa e la verità. Non te l'accordo. È perché facevo molta più fatica prima, pensavo di andare molto più aggressivo qui. Ora invece fa pazziella proprio, va, sta su. Adamo, vedi. Utino ricevo tu. Voglio qualche benzina? Tocco, Utino ricevo. Voglio prendere la linea. Non voglio dire, la linea è esagerata. Poi che fare con tutto? Vai che c'è la vicina, che ci danno. Quando Rocco se le va, anzi. No, io mi sa che sto troppo distante ancora. Tutto tu. Rocco, tu non fai altro? Sì. Ah? Se non fai altro, si stanno scendendo sino da basso. Prego, no. Aspetta. È la richiesta della 2, tu. Quanto hai messo? No, 10. Aspetta, due fai 10. No, è 5. No, forse. Allora, fa 10. 5 pure tu, scusa, io 5. Non preoccupare, non devo. Vabbè. Ti tengo vinto, sicuro tengo vinto. 2.10? 2.10? Sì, già forse mi ha fatto. Mi ha fatto, mi ha fatto. Ah, perfetto. Grazie. Prego, buone cose. Grazie, scusate. Ti arrivo qua? Attenzione, ah, sì.